Ma io ho letto che lei era anche amico di Einstein, o comunque l'ha conosciuto. E com'era? L'ho No, vabbè, l'ha conosciuto. conosciuto. E com'era? Ah Una persona meravigliosa. sì, eh? Guardi, io le dico una cosa. Einstein già me l'ha detto. Se voglio fare un dono, col quale risolverai tutti i problemi della tua vita. Perché con Einstein ci siamo trovati per un motivo, ero molto giovane. Molto. Molto giovane, e lui era anziano. Io gli ho detto cosa devo fare. E sa perché ci siamo incontrati? Perché lui ama molto suonare il violino. E io ero diplomato in violino di 18 anni, mi suonavo anche il violino. Allora ci siamo trovati per quello, Ho capito. nemmeno in America, lì. Ma qual era questo regalo? Non le voglio fare nulla. Però tu mi devi dire, dare una definizione della luce. Allora gli ho detto perché, mi ricordavo di aver studiato a scuola, che cosa sono i fotoni, la velocità dei fotoni, eccetera. No, voglio una definizione della luce. Non sono in grado, maestro, di dargliela. Te la do io. La luce è un'ombra. La luce è un'ombra, ha detto? Non ho capito. Io E non... vedo che non capisci. Allora te lo dico subito. La luce è l'ombra di Dio. In quel momento eravamo 5-6 persone sedute intorno a un tavolo. E lui ha allungato il braccio destro verso il centro del tavolo. C'era un lampadario acceso in alto, il braccio proiettato in un'ombra nera. Lui ha picchiato con la mano sul dorso della mano tesa e ha detto: questa mano è materia, quindi proietta un'ombra nera. Ma Dio, siccome è spirito, quando si spiritualizza, Dio proietta luce. Bello. Allora, ma allora ho capito tutto, ossia tutto ciò che noi facciamo, e lui me l'ha confermato adesso, se noi prima lo passiamo sotto, come chiamarlo, sotto la prova dello spirito luminoso di Dio, dello spirito, che in fondo è ragionamento, non sbagliamo. Allora mi ha fatto un esempio e dice: tu sei per una strada che cammini in montagna, c'è un piccolo ghiottolo, a sinistra c'è un precipizio di migliaia di metri, a destra hai la montagna che sale come fosse tutta ardente, dritta, dritta, dritta per migliaia di metri. Ti trovi davanti a un muro altissimo. E come fai per andare dall'altra? Allora gli ho detto, cerco di scavalcare il muro. Ma non puoi, il muro è alto centinaia di metri. Scavo sotto il muro, ma non puoi con le tue unghie scavare montagna. Devi passare, come fai? Ci rinuncio, oh, finalmente, ci rinuncio. E sai perché ci rinunci? Perché prima di fare questa strada avresti dovuto mettere la necessità di fare questa strada sotto la luce di Dio, ossia esaminarla nello spirito intelligente per vedere se era giusto o no. Avresti visto che mi spiego, Ho capito. non hai riflettuto abbastanza prima di incominciare a fare la storia. Questo è il mio fatto, molto giusto. E da allora non mi Bello. sono mai più sbagliato. Bello.